dubbio che Insidia nasconde questa sfida? Come tutte le partite ha un'insidia anche questa. Loro arrivano da due sconfitte a Renate mercoledì contro il Ravenna. Le ho viste partite equilibrate, come questo campionato, però arrivavano da dei risultati positivi, da una squadra che ormai ha un suo credo anche di equilibrio tattico, il 4-4-2, 4-4-1-1, e lo stanno facendo in una certa maniera, a mio avviso bene, e hanno a livello dei singoli dei giocatori di categoria, da Marchi a Casiraghi, Giacomarro, la difesa, da Burzigotti, vabbè, ne potrei dire molti, quindi squadra a mio avviso, che se pensiamo al confronto dello scorso anno, sì, Ferretti non c'è più, però non è che ha cambiato tantissimo, qui dobbiamo stare molto attenti che è una squadra di categoria, arriveranno qui insomma affamati di punti, però noi vorremmo veramente cercare più che mai dare una gioia ai nostri tifosi con i tre punti. Ci proveremo come abbiamo sempre fatto, speriamo però a delle insidie, pensare di essere presuntuosi, faremo l'errore grandissimo, quindi come al solito cercare di fare la nostra partita, sfruttare le nostre armi più che mai. Sì, l'avevo detto anche in passato, possiamo farlo anche col 3-5-2. Anche se magari metti un centrocampista offensivo o un esterno, o col 3-4-3, 3-4-1-2, ecco, quelli sono i numeri, ma poi alla fine mi piace pensare che i numeri sono una cosa e poi l'interpretazione del giocatore in base a quella situazione, cerco sempre di mettere perché alle volte non sempre mi riesce, anche a me, perché sbaglio anch'io, alle volte di mettere quel giocatore nelle migliori posizioni indipendentemente dal sistema di gioco. Per esempio mercoledì De Grazia lì era una mano, mi doveva dare in fase difensiva, ha fatto un po' fatica, poi l'ho messo davanti alle volte, però cerco possibilmente di sbagliarmi tra virgolette meno possibile, non pensando al sistema di gioco, ma avendo l'equilibrio, quindi è quello che farò anche domani. Può darsi che cercheremo di essere, ma non offensivi, mettendo più attaccanti, lo sappiamo bene, ma non vuol dire mettere più attaccanti, una squadra un po' che qualche giocatore è un po' più libero di esprimersi in fase offensiva. Sei d'accordo nel ritenere che la gara di domani possa valere doppio, nel senso affrontare una diretta concorrente, ma vincerla significherebbe anche avere quella posizione di classifica un po' più tranquilla che tu da tempo insomma auspichi? Guarda, sto aspettando veramente quella gara, non so quale sarà, io spero il più presto possibile, che ci permetta veramente di vincerla e far quello che vi ho detto io, la libertà mentale, che anche questi ragazzi gli riescono più cose. È logico che i parigini tutto sommato ti mantengono lì per fare quella cosa, perché non ti fanno fare grandi cose, però onestamente, come sappiamo, non ci torniamo indietro, ti fanno sempre stare in un posto equilibrato e va bene, perché non perdi e porti i punti, però quella vittoria ci manca, però non so quando, io spero il prima possibile, non so se domani, l'altra domenica o quello che sarà, però voglio che i ragazzi lo sanno, devono pensare che domani non deve essere quella partita per forza, così no, assolutamente, perché questa squadra che affrontiamo è una squadra che verrà qua arroccata, parte in contropiede, se noi pensiamo di attaccare in molti possiamo fare il loro gioco, deve essere nell'equilibrio e nel cercare la giocata, nel portare un risultato positivo che sarebbe la vittoria, per questo motivo, ma noi non possiamo snaturare quelli che siamo, pensare di essere presuntuosi, no, siamo dei giocatori che lottano su ogni palla, degli operai, devono ragionare in questa maniera ci hanno portato i risultati finora, magari con molti pareggi, però come ho sempre detto muovi la classifica, e un giorno quando avremo quell'equilibrio, e io ripeto mentale, che sono dovuti a risultati positivi, secondo me questa squadra un passettino più avanti la può fare, in questo momento ancora siamo là aspettando che questa partita arrivi il più presto possibile. Ma il rilancio di Bacio Terracino, che è un elemento importante per aumentare il potenziale offensivo. Sì, molto probabilmente una settimana questa, non solo per noi, perché quando parlo sembra che siamo noi, no, vale anche per il Gubbio e vale per le altre squadre, quando arriva la terza partita nella settimana qualche problemino ce l'hai di formazione, qualunque allenatore, come ce l'ho io, perché purtroppo qualche acciaccato ce l'abbiamo, e chi giocherà magari non sarà al 100%, o chi magari addirittura non c'è neanche, e questo è un dato da non sottovalutare, e quindi in questo momento devo anche sfruttare quei giocatori che hanno avuto meno minuti ultimamente, che possono darti una mano, e lui è sicuramente uno di quelli. Ti pare uno scorso sui disponibili, cioè
Allora, Fratangelo non di certo ancora, purtroppo dico, è un ragazzo che credo che non sia nulla di che, però purtroppo si protrae questo infortunio e che ci potrà dare una grossa mano in questo momento più che mai, ne ero convinto, perché poteva essere il suo momento, un quarto d'ora, 20 minuti e non c'è un'arma da purtroppo. Somaré così oggi non si è allenato, ieri sì, ha un problemino non grave però al ginocchio dà fastidio. Barbuti oggi è il primo allenamento che fa dopo 2 giorni, quindi dovrò valutare quello. Caidi il primo allenamento dopo 2 giorni anche lui. Sono questi i giocatori che non staranno benissimo, ma dovranno stringere i denti. Infatti qualcuno che è anche stanco, dovrò anche valutare a centrocampo tra Ilari, Graziano, Amadio, De Grazia, chi ha fatto più minuti o che è un po' stanco come magari Ilari, insomma ha giocato sempre, devo anche pensare a queste cose. Diciamo però di infortunato proprio non presente sicuramente Fratangelo, altri come detto prima verranno in panchina, non saranno nelle massime condizioni e anche chi giocherà non al 100%, ma i ragazzi, io ho chiesto l'ultimo sacrificio normale, fisiologico, e dopo 3 gare di cercare di stringere i denti. È logico che sono problemi muscolari, non ci possiamo fare nulla, neanche sottoscritto, se sono qualche botta, qualche fastidio così, di stringere i denti, perché se arriva da un trittico dobbiamo cercare di chiudere nel miglior modo possibile. La terza gara in una settimana, le energie fisiche la squadra le ha recuperate, che speriamo dovremmo aspettarci da questo punto di vista. No, l'ho detto prima, credimi, insomma, no, sicuramente non l'avrei recuperata al massimo, ma non solo noi, anche gli avversari, perché abbiamo giocato, anche gli altri hanno giocato, non c'è dubbio. Quindi sicuramente di chi giocherà qualche scoria se le porta dietro in 3 partite, anche mercoledì è stata una partita combattuta, l'avete vista, dove si è andati in vantaggio, abbiamo dovuto resistere, è una squadra forte, la loro veemenza, quindi a livello fisico, nervoso, hai fatto un po' di fatica, quindi è normale. Sarà una squadra che comunque non deve pensare a questo, lo metterà tutto in campo, chi gioca dall'inizio, chi entrerà, perché avete visto ormai siete abituati a capire che può uno uscire dopo un tempo, 50 minuti, perché devo sfruttare al meglio quest'anno più che mai la rosa nella loro anche fisicità, di gente che sta bene, per non cambiare magari a livello tecnico qualcosa, ma a livello fisico, che è un campionato questo come al solito che si decide anche a livello fisico e di intensità, non molto. Come l'hai visto De Grazia Trieste quando l'hai schierato tutta fascia a sinistra, e se credi che sia riproponibile a meno male? No, l'ho detto prima, gli ho chiesto un sacrificio, non ha fatto benissimo, ma non ha fatto bene, ma non per l'impegno. Lui è un giocatore che ha fatto quel ruolo però un po' più alto, lui è 4-3-3 quando era, insomma, non quando era giovane, perché giovane non è quello, però giocava anche leggermente più avanti, perché lui ce l'ha quello, in verità lui nasce da esterno di fascia, però lì gli ho chiesto un sacrificio, però quel sacrificio non è che non l'ha fatto, perché volevo ripartire con lui e invece è ripartito molto più ventola, e lui ha bisogno di è un giocatore che strappa molto in partita, che alle volte non dà molto equilibrio alla squadra, ma quando attacca poi ti fa male. Infatti il secondo tempo lì, insomma, ha preso un punizione, ha fatto quello che doveva fare, e io ho chiesto quello, e poi siamo stati un po' più equilibrati con Altobelli. Però può capitare anche in futuro, ma so benissimo come gli chiedi un sacrificio a un giocatore che non è il suo ruolo, che in quel momento, insomma, perché mi viene in mente anche gli altri giocatori, ma in una partita dove anche far subito giocare qualcuno che ultimamente non aveva giocato, con gli attaccanti loro importanti, Bariti, Mensah, Bracaletti e quello, insomma, un po' di problemi ce lo potevano creare. Però detto questo, lui l'impegno ce l'ha messo come tutti, a volte insomma anche noi allenatori ci mettiamo del nostro nel non mettere le migliori condizioni i nostri giocatori, però alle volte sono le esigenze più forti di quello che devono essere gli obiettivi di un giocatore. Io penso sempre alla squadra e questi ragazzi sono fantastici sotto questo aspetto. Caidi ha recuperato o sono pronti Altobelli o anche Milillo? Ma guarda, Caidi, ho detto prima, oggi è il primo allenamento, ha recuperato, non starà al 100%, però è un ragazzo che insomma in questo momento ci sta dando garanzie, ma posso ben dirlo e sono strafelice, Milillo è entrato benissimo anche la scorsa volta, quindi guai a non ringraziare tutti i giocatori, quelli che stanno giocando anche meno, perché in un allenatore è difficile gestire la rosa di quelli che giocano meno. Lui ha giocato veramente poco o nulla, le ultime 2 partite per me è stato quasi decisivo, sia Bergamo che mercoledì. Devo capire giustamente se entrare in corso a livello mentale, se più libero 20 minuti, mezz'ora, se l'inizio della partita invece diverso, quindi se non ce la fa Caidi, chi lo sa, ci può essere spazio. In questo momento sembra che Caidi stringerà i denti e ce la possa fare, però so benissimo che in panchina, in certi ruoli, in certe situazioni, ho dei giocatori che mi danno certe garanzie.